Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, l'elegante e storica sede della città metropolitana di Torino, è uno degli scenari della mostra percorso Arte alle Corti, che si sviluppa all'aperto nelle corti e nei giardini di 8 palazzi storici della città. Con l'occasione è stata ufficializzata l'apertura al pubblico del giardino di Palazzo Cisterna, già teatro in passato di molte iniziative dedicate all'arte. Si potrà accedere al giardino direttamente da via Carlo Alberto. All'interno le opere esposte, create appositamente per l'insolita ambientazione verde nel cuore di Torino, svolgono la funzione di rivitalizzazione creativa di un luogo magnifico. Arte alle Corti ha l'obiettivo di far scoprire anche al grande pubblico, da una prospettiva inedita, aspetti meno conosciuti del centro storico, facendo dialogare attraverso un'interazione artisticamente suggestiva e stimolante la bellezza dell'architettura barocca torinese e l'arte contemporanea. Lo spirito di questa iniziativa, di questo progetto, è quello di far dialogare l'arte contemporanea, vanto internazionale di Torino, con le corti auliche dei palazzi storici del centro della città. I palazzi, la maggior parte barocchi, che mettendo a disposizione da parte delle soprintendenze le corti, abbiamo potuto far dialogare l'arte contemporanea con le stesse corti. Questo era un nostro progetto e oggi possiamo dire che ha raggiunto l'obiettivo. Abbiamo delle opere, delle installazioni d'arte di artisti internazionali, giovani e meno giovani ma affermati, che hanno saputo dialogare con queste corti auliche. Un risultato eccezionale sotto gli occhi di tutti, quindi io mi auguro che tutti quanti possiate venire a percorrere, perché si tratta di un percorso d'arte, non di una mostra statica, ma un percorso d'arte con emozioni sempre nuove, perché in ogni corte voi troverete delle sorprese, delle installazioni che vi stupiranno.